Non bastassero le carenze d'organico, organizzative e strutturali, come più volte evidenziato dalla nostra emittente, ma adesso a bloccare momentaneamente i servizi degli utenti all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore ci si è messo di nuovo il Covid. È stato infatti necessario nelle ultime ore bloccare gli accessi al reparto di oculistica per via di una sanificazione urgente da effettuare dopo la notizia della positività di un paziente che era stato visitato presso l'unità operativa oculistica del nosocomio Nocerino. Insomma, lavoro senza soste per Maurizio D'Ambrosio, direttore sanitario di Nocera Pagani e Scafati. Sta provando a mettere una pezza qua e là per i problemi di organico, per lo svuotamento dei reparti dell'ospedale Umberto I di Nocera, con lo spostamento di dipendenti, la riorganizzazione di turni, specie dopo i problemi che sono stati accertati in vari reparti, tra cui ostetricia e ginecologia, come abbiamo raccontato in un nostro servizio nella giornata di ieri. Ma non solo, al poco personale a disposizione, per le pur meritate ferie dei dipendenti, visto l'impegno abnorme cui sono stati sottoposti negli ultimi mesi, bisogna aggiungere la mancanza di macchinari, per esempio la TAC che sarebbe guasta, così da dover spostare in altri ospedali gli utenti per le situazioni più urgenti. All'Umberto I dunque si sarebbe con l'acqua alla gola anche per quanto attiene gli esami radiologici, fermo restando che l'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia, per esempio, ha pure esso personale ridotto all'osso. Vengono assicurati tra l'altro solo i turni di giorno e non di notte dalle 20, le urgenze passano in altri ospedali della zona. Nei prossimi giorni però la situazione dovrebbe tornare alla normalità. Neanche la notizia dell'arrivo di fondi dal governo attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha rassicurato comunque il direttore D'Ambrosio e i politici locali. Si tratta infatti di denaro che andrà investito per il settore edilizio ospedaliero per l'acquisto di mezzi e macchinari, non per assumere nuovo personale. Il problema più grave rimane infatti la mancanza di operatori, medici, paramedici e altri. Ecco perché subito dopo Ferragosto i sindaci del territorio, Torquato, Canfora, Cuofore e Salvati in primis, potrebbero finalmente incontrare il direttore generale dell'ASL Iervolino per fare il punto della situazione sulla sanità nell'agro sarnese Nocerino.